Germano mi insegna. Mimmo Ferretti di Il Messaggero, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno Gabriele, buongiorno Baldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Mimmo, quando tu parti così... Che è? Ce la sta... te stava bene, oggi no, bene. Oggi mi piaceva, dico ce la sta per tare, adesso ma ce lo la sai Ricca che ieri le cercate a CTV quando dicevate che voi Guain non lo prendereste alla Roma, mi sono dimenticato di una cosettina che mi ero segnato, poi me la sono dimenticata, però la voglio di oggi. E dai, e poi verrà supportata altre cose che poi sono successe ieri. Voi sapete che sabato mattina all'ultimo allenamento, quello di rifinitura dell'Atalanta, c'è stata una situazione abbastanza particolare, per cui i tifosi dell'Atalanta hanno interrotto l'allenamento, hanno preteso che la squadra andasse sotto la tribunetta, lo spicchio dello stadio dove stavano, e che fossero così convocati da qualche tifoso che ha raccomandato qualche cosina ai giocatori in maniera molto civile, immagino, ovviamente tutto questo non lo metto assolutamente in dubbio. Però io ricordo che quando è successa una cosa, non dico uguale, ma insomma anche abbastanza riconducibile, una cosa di questo genere, si è scatenato il Viminale, il Ministero dell'Interno e i giocatori della Roma, sì, sono tutti, perché sono andati lì e i tifosi hanno messo alla gogna i giocatori della Roma, eccetera, eccetera. È possibile che quando c'è di mezzo la Roma succede sempre qualche cosa che viene amplificato al 200% a dir poco, quando succede da altre parti invece è tutto normale? Benissimo, avrete letto ovviamente anche quelle che sono state le decisioni del giudice sportivo in merito alle partite, sì, di Coppa Italia? Sì. E quindi è inutile che ne parlo anch'io? Allora, no, assolutamente, invece modo... Scusami? No, assolutamente, vorremmo che ne parlassi. No, nel senso che a me dispiace che la Roma debba sempre essere quella che dà l'esempio in negativo, cioè si prende la Roma come pietra di paragone per dire adesso puniamo la Roma così diamo una lezione a tutti, cioè colpirne uno per punirne 100, una volta si diceva, vero Gabriele? Certo. Però poi mi rendo conto che in realtà è colpirne uno per colpirne uno, perché lo ripeto, non credo che ci sia stata tutta l'enfasi mediatica, il grandissimo circo mediatico che si mette poi in movimento quando succedono delle cose legate alla Roma. Io non sto stabilendo la gravità o meno dell'accaduto, però faccio due esempi. Quello che è successo dopo Roma-Fiorentina di Europa League e quello che è successo al campo d'allenamento dell'Atalanta sabato scorso sono stati trattati in maniera completamente diversa, e però le cose sono abbastanza simili. C'è stato chi ha messo la notizia in prima pagina e altri che l'hanno, come posso dire, parlo di quotidiani sportivi, l'hanno dimenticata o comunque non hanno fatto nessun tipo di morale, ai giocatori dell'Atalanta che erano andati sotto lo spicchio di stadio dove c'erano gli ultra nerazzurri. Ma va bene tutto, a patto che per tutti sia uguale. E allora, se poi le cose non sono uguali, io mi chiedo perché, e vengo al noccio della faccenda, il giudice sportivo deve comminare multe, squalifiche, inibizioni, impedimenti e cose di varie, come vi pare a voi, in una maniera che secondo me continua a non essere equa quando c'è di mezzo la Roma. Ma lo ripeto questo a beneficio di tutti coloro che magari stanno all'ascolto e capiscono le cose che io non sto dicendo. Lo dico indipendentemente dalla valenza del reato, chiamiamolo così, Riccardo, per capirci. Sì, sì. Tra virgolette. Mimmo, per ma cui... tu che hai una memoria storica... No, aspetta un attimo, finisco, sì, poi tocca, certo, a te, Gabriele, scusami. No, proprio di per cui, se parlare con la vice trasmittente dalla panchina alla tribuna costa, insieme a una perdita di tempo, 12.000 euro... I cori contro Scirea o contro Pessotto costano di meno. E allora io mi chiedo qual è il metro di giudizio, se talvolta si usa come pretesto la grandissima cassa di risonanza mediatica che ha Roma e la Roma per poter in qualche modo dire avete visto come siamo stati bravi, in realtà poi se uno fosse bravo sempre probabilmente io, noi non saremmo qui a fare questi discorsi. Prego Gabriele, scusa. Dicevo Mimmo, tu che hai una memoria storica molto una volta. Perché una volta? No, assolutamente. Perché doppio.
Ti ricordi altri periodi in cui la Roma ha fatto così tanto giurisprudenza come in queste ultime due stagioni? No, 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 no. Ti faccio alcuni esempi, ma li ricorderai benissimo. Dall'interpretazione dei cori, tipo rossoneri, squadra di neri. Sì, rossoneri, squadra di neri, carabinieri e cose di questo genere. All'intervento del capo degli steward a Genova che fa squalificare Garcia, arrivando appunto ai cori, anzi agli striscioni della scorsa settimana, dei 15 giorni fa, perché fanno ma io non discuto, però cioè la dice trasmettente, se no sembra che fa il raccattapalle, difesa pro o contro qualcuno. Io dico semplicemente che la giustizia sportiva non è sempre uguale per tutti, semplicemente questo. Ma era soltanto una polemica che volevo fare a margine, Riccardo, di tutto quello che sta accadendo sul campo, lo volevo dire semplicemente per rispetto di chi poi dice che le cose, che la legge è uguale per tutti, per rispetto di chi continua a dire, ovviamente sto facendo dell'ironia, che alla fine tutto poi a fine stagione si appiana, come diceva un amico mio, si appareggia, diceva un altro amico mio, insomma, tanto per dire che non è così, non è esattamente così. Però non c'entra niente con la classifica, la Roma, la Lazio, era soltanto un appendice di una cosa che volevo dire ieri, Riccardo, scusami. No, hai fatto benissimo. Mimmo, mi consenti 10 secondi di fare una rettifica per una cosa che sennò è sgradevole. Hanno attribuito ad Ubaldo che Ubaldo avrebbe detto il campionato della Roma è finito e questo è vergognoso. Ubaldo non ha detto proprio niente di questo qua. Anzi, Ubaldo ha detto. No, però posso dire una cosa? Sì. Con massimo rispetto, ovviamente, di massimo ascolto e di tutti coloro che. Sì. Che fanno queste rubriche. Io ho chiesto espressamente, ad esempio, al sito la Roma24.it di non riportare. Sì. Allora, si può fare, perché in maniera non è la prima volta. Molto cortese anche agli altri colleghi di Gabriele che fanno queste cose, di evitare di riportare le frasi che io dico per radio, perché non vengono, non dico sempre, talvolta non vengono riportate con chiarezza, con esattezza, e quindi poi magari si va incontro a dei qui qua, come diceva uno che stava. Allora, siccome stiamo chiedendo di rettificare, ma per correttezza, no? Perché se l'avesse detto se ne assumerebbe la responsabilità. Voglio dire, parliamo di calcio. Ecco, a chiunque leggesse in questo momento che Ubaldo, virgolettato, il campionato della Roma è finito e questo è vergognoso, non l'ha mai però detto. Però lo pensa. Dai, no. Senti, Mimmo, come non vuole Higuaín? A proposito di questo, come non vuole Higuaín? Non vuole Higuaín. È contro Totti pure ieri. Sì, sì, un pochetto sì. Senti, Mimmo, a proposito. Ma è finito sto campionato? Ma assolutamente no, nel senso che mancano 8 partite, la Juventus deve vincere lo scudetto, credo che il passo falso di Parma sia stato salutare. Neanche un campanello d'allarme, ma comunque una piccola roditura, diciamo così, no? Per la squadra bianconera che credo, immagino, voglia in qualche modo cancellare subito quella clamorosa prestazione del Tardini, con il prossimo appuntamento che sarà quello di stasera in Champions League e poi quello di campionato. Insomma, io credo che la Juventus voglia in qualche modo chiudere prima possibile il discorso scudetto, indipendentemente da chi sta dietro, da chi sta davanti e cose di questo genere, perché se uno ha la possibilità di chiudere il discorso e vincere lo scudetto, poi fa in modo di farlo prima possibile. Poi c'è un dibattito in corso sul campo per quello che riguarda il secondo posto, che vale un sacco di soldi, che in questo caso potrebbe valere anche il primato cittadino. C'è un discorso legato alle posizioni Europa League. Sotto mi sembra che qualcosina ormai si sia abbastanza chiarito, però non è finito assolutamente, guai se fosse finito. Ma è giusto te, Mimmo, parlare in questo momento anche di mercato in un momento così delicato? Uno dice il mercato si parla delicato, sempre, il mercato si fa sempre. No, però il mercato mi sembra che lo sta facendo, lo debba fare solo la Roma qua, mi pare, perché non ve leggo. Ma non è vero, non è vero. Adesso tu stai cercando di buttare della zizzania addosso a chi si occupa di mercato 365 giorni l'anno. No. In realtà il momento è delicato. Ma al momento è delicato pure la prima di campionato, nel senso che ovviamente come si avvicina alla fine della stagione si cominciano a fare tutti i discorsi legati alla stagione che verrà. E allora ti devo dire, poi il momento può essere delicato per la squadra, ma i calciatori lo sanno perfettamente che succedono anche di queste cose, nel senso che se poi dessero peso in maniera insomma totale ed eccessiva a quello che viene scritto sul futuro della squadra, probabilmente commetterebbero un errore gravissimo e sarebbero nel torto, perché per chi fa questo mestiere, cioè quello del calciatore,
dovrebbe sapere alla perfezione che sono cose che appartengono proprio alla sua professione, per cui non ci vedo nulla di clamorosamente sbagliato. Cioè, in questo momento delicato, caro Ubaldo Righetti, campione d'Italia 1982-83, bravo, ciao, 84. Ciao. Non è così? Sì, dico ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ti faccio una piccolissima domanda. Secondo te sarebbe un momento delicato nel caso in cui la Roma oggi o domani facesse trapelare o annunciasse, fa come pare, l'acquisto di Higuaín? L'ho messo in difficoltà, perché lui non l'ho messo in difficoltà perché non si può fare, non è il nome. Ma è delicato da un punto di vista, ma può essere bellissimo da un altro punto, capisci che ti voglio dire? Quindi devi prendere per quello che è, se tu sei calciatore, devi semplicemente, se sei dirigente, dici vabbè, questi sono tutti in mani a ricazzare, se stanno a inventare cose, questa tanto è la spiegazione, no? Il giudizio che danno. Sai perché ti dico questo, Mimmo? Scusa, perché all'interno anche qualche giocatore di grossa esperienza e qualche notizia da fastidio. Non ci credo. Allora non so grandi calciatori. Non ci credo. Se un grande calciatore si preoccupa perché un giornale, un sito, una radio, una televisione dice che sta per arrivare uno al suo posto, vuol dire che non è un grande calciatore. Per un grande calciatore se ne sbatte, diciamo, fa un'alzata di spalle con la S davanti e tira dritto e dimostra di essere lui il più forte. Mimmo, quanti grandi calciatori c'ha la Roma? Scusami? Quanti grandi calciatori ha la Roma? Il livello internazionale, di quelli che l'abbiamo detto anche in passato e non rinnego quello che ho detto, a mio giudizio c'è un solo calciatore che probabilmente sarebbe titolare in qualsiasi delle migliori squadre d'Europa, che è Strootman. Poi ci sono altri buoni calciatori, ma calciatori di statura internazionale soltanto Strootman. E vista sotto Mimmo, guarda. E vista sotto questa ottica, allora il campionato della Roma com'è? Ma il campionato, il rendimento della Roma in un campionato dai valori modesti è un campionato altamente insufficiente nel caso in cui la Roma non dovesse essere la prima delle non vincenti, cioè nel caso in cui la Roma non dovesse arrivare seconda, perché in un campionato così scarso, l'abbiamo sempre detto e non possiamo cambiare idea, certo, adesso, certo. Un campionato talmente scarso, e se tu non arrivi secondo vuol dire che sei molto scarso pure te. Allora, su un campionato, Mimmo, scusa, su un campionato che i valori sono mediocri o bassi, no? Che cosa prevale allora? L'aspetto tattico, la preparazione, la giocata individuale? Questa è la continuità di rendimento. Conta soprattutto la giocata individuale che poi... E allora è bravo allenatore? Allora è bravo un allenatore quando sa che riconosce che i valori non sono alti, a far mantenere alto il livello del giocatore o anche della squadra insieme. Allegri sta vincendo il campionato avendo saputo, secondo me, gestire bene il gioco e i giocatori, nel senso che indipendentemente da tutto quello che noi abbiamo detto e che mai io personalmente mi rimangerò in riferimento alla partita del 5 ottobre, che sembra lontanissima ma che comunque ha rappresentato un capitolo importante di questo campionato, Allegri è stato bravo nel prendere in mano una squadra che sembrava impossibile prendere. In questo senso mi sta ricordando Capello del dopo Sacchi, e sta facendo un grande lavoro perché ha portato comunque in qualche modo piano piano la sua impronta, sfruttando dei giocatori, magari facendoli giocare in maniera diversa da come erano abituati a fare nei 3 anni precedenti, e questo significa dare continuità, e dare continuità poi di risultati attraverso il gioco e attraverso le giocate dei grandi calciatori. Mimmo, un presidente di Serie A di cui non ti faccio il nome perché so che non impazzisci per lui, facciamo così, insomma, un nuovo presidente. Ferrero? Sì. Dice... Francisco De Laurentiis, Uno dei problemi della Roma è che l'assenza del padrone ingrassa il cavallo. Io sapevo che l'occhio del padrone ingrassava il cavallo. Io lo so, però devi anche considerare, no? E quindi è la Pallotta che non c'è, il presidente poco presente, uno dei problemi della Roma. Coinvolgo pure Ubaldo. Quanto incide sta cosa, Mimmo? Allora, per quanto mi riguarda, credo che uno debba parlare di quello che succede dentro la Roma stando dentro la Roma e non guardando dal di fuori, e perché così dai dei giudizi sommari
è abbastanza, come posso dire, poco particolareggiati, un pochettino così tirati per i capelli. Per quanto mi riguarda, io per esperienza ti posso dire che in qualsiasi ambiente di lavoro, se c'è il capo che è presente e ti guarda e ti controlla, tu lavori in un certo modo. Se non c'è il capo che ti guarda e ti controlla, se fosse anche un suo vice, lavori in un'altra maniera. Ma questo a livello dirigenziale, però, Mimmo? Stiamo parlando di pallotta, no, dirigenziali, dirigenti, perché io da giocatore, a me il punto di riferimento è l'allenatore o alcuni miei compagni. No, ma io ti dico anche che non è il presidente, strana, no? Non è il presidente. No, per dire, la situazione della Roma dirigenziale è strana, nel senso, non scopriamo mica adesso che c'è il presidente che non sta a Trigoria tutti i giorni, ma ci sono uomini che lui ha delegato a stare lì. Però bisogna vedere quanto poi più che la presenza del presidente, alla quale si riferisce il signor Ferrero, invece non fosse riferita alla mancanza di, come posso dire, di polso, di persona, di presenza da parte di coloro che ci sono invece a Trigoria. Io non so a che cosa lui si riferisse. Io credo che Sabatini sia presente, credo che il direttore generale Baldissoni sia presente, e poi però bisogna vedere come esercitano questa loro presenza. Cioè, quando si era paventata l'ipotesi che la Roma dovesse o potesse andare in ritiro, è stato detto immediatamente no, perché il ritiro è una roba vecchia, una roba antiquata, perché quello è un modo di gestire la società e la squadra che appartiene a questo management, e quindi uno in qualche modo lo deve rispettare. Noi non possiamo dire andrebbe fatto così, perché chi sta dentro conosce alla perfezione tutte le situazioni e probabilmente sa che è meglio comportarsi in un modo o nell'altro, forse può anche sbagliare. Però no, questo non lo sappiamo, però dare dei giudizi da fuori è assolutamente poco corretto, anzi, sbagliato. Mimmo, ma aspetti due minuti per gentilezza? Io aspetto anche Gabriele, però. Va bene. Comma senti che è in primo portiere. Mai Mimmo. Sì. E allora no. Galopeira va bene, ma io Higuain non lo voglio, non lo voglio assolutamente Higuain. Virgolettato. No, Mimmo, ma soprattutto, ma secondo... Gabriele, buongiorno. Hai capito? Io ti ascolto sempre con grande attenzione. Tutti i giorni ti ascolto. Io ho imparato che però bisogna... hai imparato poco, eh? E ho imparato male, che nella vita bisogna stare in silenzio e ascoltare quelli che ne sanno più di te. Capito? Quindi tu quando che ci vorresti dire? Non ho capito. Quando parlo tu chiacchieri sempre. No, certo. È proprio vero. Vabbè. No, ma ti chiedevo, ma sinceramente, ma si può intavolare una trattativa con il Napoli per Higuain, secondo te? Per tutto quello che c'è tra Roma e Napoli, De Laurentiis? Credo di no. Secondo me. No, io ho il sospetto che adesso non lo so, un calciatore come Higuain, se va via da Napoli, probabilmente va via anche dall'Italia, credo, eh. Sì. Un po' quello che farà Tevez, diciamo, che è magari meno giovane di Higuain. Stesso discorso per altri top player, cioè ti faccio l'esempio di Strootman. Se Strootman va via dalla Roma non va in un'altra squadra italiana, e Pogba se va via dalla Juve va all'estero, e quindi tu però devi andare a cercare. Noi adesso ci siamo un pochettino fossilizzati su Higuain perché rappresenta un pochettino il centravanti che potrebbe fare, si farebbe comodissimo alla Roma, ma non soltanto alla Roma. Però credo che ci sia la possibilità di comprare calciatori che non siano Higuain, che possano avere un rendimento alla Higuain, insomma in giro per l'Europa, per il mondo ci sono giocatori che sanno far gol. Tutto sta a portarli a Roma, nel senso, probabilmente riserve il giocatore che quando vai a leggere il tabellino c'è scritto Roma 1-0 gol di più volte. Sì, tipo Dunga, insomma, no, che avevamo detto che gli avrebbe fatto tre gol. Io continuo a pensare che lui tre gol prima della fine del campionato li farà. Però mi avete spernacchiato a me quando ho detto che non è nemmeno uno. No, ti dico, allora, lui, il vostro amico Seydou Doumbia, ha fallito miseramente l'appuntamento che noi e la chance che gli avevamo dato di fare 1-0 contro il Napoli, giusto? Sì. Te lo ricordi, Riccardo? Sì, sì. Ora sto fatto che ne ha giocato, comunque... Però avanzano due trasferte. Colpa sua. Che noi avevamo citato. Sì. Una a Milano e la penultima di campionato. E poi sarebbero pure due a Milano. No, tu avevi detto Inter. Sì, no, io Inter avevo detto. Sì, sì. Avevo detto Inter. Grazie, Riccardo, ti ricordi. e secondo me Dunga come Drogba può fare. Ho detto questo, non valgo Nico in allenamento, lo dico. In maniera che dopo però non... No, perché sennò ti vengono fatti come Borriello. Visto come prendiamo la porta. 50.000.
Sì, ma anche allenamento mi sa che gliela facciamo. Mimmo, vabbè, però siete, non siete carini. Volevo farti una domanda. In un momento in cui, diciamo, se proprio non vogliamo dire che va tutto male, alcune cose non vanno benissimo, così abbiamo fatto un po' di sconto, va bene? Raccontare del malumore che io personalmente, però potrei essermene non accorto io, del malumore di Totti, non mette ancora tutti più di traverso, mi? Ho capito, però... Cioè... No, no, aspetta, se è vero è giusto dirlo, eh. Come se è vero? Allora, non l'ho percepito io, allora. Io stavo a Torino, non l'ho percepito. No, no, ti dico una cosa. Te la posso dire se tu ti fidi di me, credimi che ti sto dicendo. Figurati, se specialmente su questo argomento, poi. Vera. Se esce qualcosa su Totti, è sempre una cosa reale, credimi. Ok? Qualsiasi cosa esce sul conto di Totti è vera, è reale. Quindi lui non ha preso bene che cosa? Non essere entrato? Beh, ci mancherebbe pure, cioè. A me piace che lui si sia incazzato perché non ha giocato. Perché vuol dire che ancora ci sta. Cioè, indipendentemente dal fatto che io rispetto la decisione di Garcia, se non l'ha fatto giocare probabilmente non lo riteneva a posto. Però tu mettiti nei panni di Totti, come ci stai, Ricca? Costretto? Mimmo, lo sai che c'è? Io purtroppo per una mia deformazione mentale io mi metto sempre nei panni da Roma prima. Allora, mettete un attimo nei panni dei Totti, però provaci, dai. Sì. Come ci stai? Perché mi sono scaldato e non sono entrato? No, io parto dal giorno prima, cioè tutta la settimana io lavoro per poter essere convocato, nel momento in cui vengo convocato io Totti penso, stavolta a torto, che se me porta me fa giocare. Poi se l'allenatore non lo fa giocare, magari Totti ci rimane male. Io non dico che c'ha ragione Totti, attenzione, sto facendo un ragionamento che può aver fatto Totti, diciamo così. Però il fatto che lui ancora si incavola se non gioca, magari, voglio dire, meglio uno che si incavola che non gioca piuttosto che uno che accetta passivamente tutto quello che gli viene detto. Ma in questo momento, ne avevamo parlato anche prima della partita di Torino, io non ero così convinto che Totti potesse essere il toccasana per la partita di Torino, ve lo ricordate? Sì. Per cui dicevo, si è scelto un attacco di un certo tipo contro il Napoli, che ha dato risposte comunque positive, anche se non positive al 100% e per 90 minuti, sarebbe meglio se lui Garcia, continuasse con una squadra che ha trovato un certo assetto, tant'è vero che tutto sommato non ha mantenuto gli uomini, ma il Florenzi, i Turbe, gli Aic del Napoli, i Barbo, i Turbe, gli Aic del Torino, Gabriele, erano un po' simili, diciamo, no? Come no? Quantomeno l'idea di gioco era quella. Alla Totti lì c'entrava poco, poi il fatto che lui abbia fatto altre scelte, questo sta Garcia a capire, perché magari uno dice, vabbè, manca 10 minuti, buttalo dentro, che te cambia, un punto rischi di perdere perché non metti Young and Biva, insomma queste sono decisioni dell'allenatore. Ma io non so se Totti con questo nuovo modo di giocare della Roma, l'abbiamo parlato anche con Ubaldo molte volte la settimana passata, possa essere veramente importante all'interno di questo sistema di gioco. Però io ti faccio una proposta, caro Ubaldo, e la faccio anche a Riccardino, a Gabriele. Sì. No, perché è troppo tecnico. Se tu avessi la possibilità, nel senso che uno, in questo caso Gervinho, se Gervinho stesse bene, tu se ultime 8 partite te le fai col tridente delle 10 vittorie dell'anno scorso? Lorenzi, Totti, Gervinho? Io sì, se sta bene. Però... Detto, se sta bene Gervinho. No, deve stare bene anche Totti. Ah, se stanno su tutti Florenzi, bene, su Florenzi sì, certo. Però se devo regalare 2 giocatori, no. Certo, però perché non li regalavi l'anno scorso? Perché stavano bene? Sì, stavano molto meglio e poi c'erano altri che... Se vinceva si facevano 3 gol a tutti. Aggiustavano altre situazioni, Mimmo, c'erano altri che aggiustavano le situazioni. Vi devo chiedere la cortesia, vi chiedo scusa. Mimmo, ma aspettate 2 minuti e mezzo? Io faccio fatica, però ti aspetto. Dai, va, dai. Dai. Mimmo! Che? Che? Lo so io. Insomma, dimmelo, no? No. Ma fammi partecipare. Hai letto la notizia? Ce l'ha sta tanto, no, dai. No, non ti preoccupare, non c'è la notizia, non ti preoccupare. E veniva da ridere, così. Ho capito, ma su che cosa? Così? No, cose mie. Ma ce lasci, ce la ce fai Olmi? No, tranquillo. Senti, Gabriele, che vuol dire fatte Olmo? Sì.
immagino che ti lasci un po', come dire, fatte conto sul posto, tipo l'albero. Cioè, tu hai capito nelle mani di chi stiamo? Ho capito, però lui, cioè, tu non sai che ha la passatella? È professionale. Chi? Lui. Oddio, è quella. Sì. Oddio, è quella. L'ho vista qualche. Una volta ce l'avevo pure. Però come l'hai vista? Rossa oppure fucsia? Com'era? Ce l'avevo. L'ho vista. Oddio. Nel film di Celentano. E allora sai che vuol dire l'ormo, che cos'è? Quello che non beve sulla passatella, quello è l'ormo. Va bene. Mimmo, chi potrebbe essere ormo a Roma a sto momento? Di Celentano, mi fate dire. Ma piuttosto fate dire una passatella. Con Quadrone sotto. Ti avevo messo Celentano sotto che faceva la passatella. Ah, mi dovevi mettere a Mastro T. Se tagli a centesimo a capoccia. Ma devi tagliare a te a capoccia. Esatto, Ricca. Sì. Siccome io, insomma, di pallone non è che ci capisco molto, te meno di me, con rispetto, certo. Gabriele è collega, quindi. E quindi va bene. Tu c'hai la fortuna di avere al tuo fianco un allenatore di prima categoria, ma non prima categoria nel senso, capito? De divisione. No, proprio prima categoria. Allora, noi dovremmo sfruttare il mister Righetti e ci, insomma, lui ci dovrebbe dire come innanzitutto gestirebbe queste ultime 8 partite della Roma. Continuando su questa falsa riga. Ho capito. Mo sta a fare una battuta brutta, però. No, Mimmo, non posso cambiare tipo di atteggiamento tattico o riproporre quel tipo di calcio senza contenuti. Allora, un palleggio continuo, lotta, si corre. Tu vai in uno spogliatoio oggi, no? Ricominciano gli allenamenti. Ah, tu mi parli durante la settimana? Gestione allenatore? Devi vincere una partita, devi vincere 8 partite, intanto cominciamo a vincere quella domenica. Tu oggi vai in uno spogliatoio e chi gli dici? Niente. Ma niente di particolare, niente. Che la luce si spegnò. E se lo sai te, allora Mimmo, dillo te, dai. No! Non bisogna essere allenatore, se tu lo sai, cioè, che vuoi sentirti dire qualcosa per forza il giocatore? No, però io Se in un momento di grande confusione il giocatore, se tu gli aggiungi altre cose, va ancora più in confusione, bisogna capire e vedere chi c'è davanti. Garcia lo capirà chi ha davanti, se ha la capacità di recepire dei messaggi o possono essere un ostacolo. Non c'è però, vado, questa faccio una domanda seria, non c'è il rischio che a forza di non dire niente poi uno non si accorge che Mimmo, forse è stato il contrario, che forse prima hai detto no, siamo forti, non vi preoccupate, che è solo una cosa passeggera, è lì forse che... Meno male che viene il discorso mio, allora. No, ecco, beh, questo lo abbiamo sempre sottolineato. Quindi qualcosa devi pure dire, no? Sì, ma non manco poi dire che è il contrario adesso. No. Se l'allenatore l'ha impostata in questa maniera. Quindi allora tu mi stai dicendo che un pochettino la gestione psicologica del gruppo che si è toppata? Ma secondo me sì, in un certo senso sì, gli ha fatto credere di continuare a giocare in stessa maniera, che proprio potevano proporre quel tipo di gioco, invece no. Vedi, stiamo facendo comunque un'analisi di quello che è successo. È un discorso affrontato, questo, e fa sempre bene ripeterlo. Questo è stato il mio pensiero. Più forti di tutti, però non vince le partite. Siete più forti di tutti e non vince mai una partita. Infili 8 pareggi di fila, eccetera eccetera, e i continenti voi siete forti, forse in quel caso andava detto se ci pensi le sue dichiarazioni sono state anche pubbliche, non c'è, dicendo vinceremo lo scudetto, non è vero. Ma allora perché il tuo amico Mimmo Ferretti si sta battendo da ormai un paio due tre settimane per dire zitti tutti? È arrivato il momento che sta proprio zitti, visto che avete parlato troppo a sproposito. Ma può essere giustamente un percorso quello, come no? Ha voglia. Pubblicamente parlo, nello spogliatoio, in campo, in squadra, ovviamente che si deve parlare, no? Ci mancherebbe altro. Sì, però poi non parlare, Mimmo, qual è la cosa? Mimmo, poi lo sai meglio di me, no? Per quanto riguarda la comunicazione, parlare non vuol dire parlare e buttare le cose lì, bisogna anche saper dire le cose. No, però tu lo sai, perché lo stai verificando proprio in maniera molto semplice, che quello che viene rinfacciato adesso anche con un piccolo ghigno da parte di qualcuno a Garcia è da aver fatto troppo sbrasone. E adesso tanti li stanno rimproverando da aver detto vinceremo lo scudetto e tutte le cose che ha detto, eccetera, eccetera. Allora, quel momento lui le voleva dire, le ha dette, va bene, benissimo. Io ti dico che nel momento ma in cui... Ma tu pensi, però, scusa, Garcia l'ha detta a noi o l'ha detta anche alla squadra? Allora, comunque nel momento in cui lo dice in maniera pubblica non credo che i calciatori si attappano le orecchie e non sentono quello che dice Garcia in conferenza stampa. Apposta ti sto dicendo.
che adesso andrebbe fatta, anzi siamo già in netto ritardo, ma sarebbe stato meglio stare un pochettino più zittarelli, no? O no? Fate conto, ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo! Ciao Mimmo, grazie! Ciao Mimmo! Ciao. La la la.